un grande poliziotto, un grande uomo. E credo sia particolarmente significativo che nel suo nome si premino i colleghi che si distinguono nell'attività di contrasto a ogni forma di criminalità, di delinquenza, di illegalità in questo territorio. E se mi è consentito, ancora più significativo che si sia scelta una location altamente simbolica come la sanità, che troppo spesso viene abbinata a tutte le negatività, ma che invece ha in sé una forza, una capacità di riscatto. Credo che si debba applaudire all'impegno dell'amministrazione, anche dell'amministrazione del municipio, che molto ha investito in termini di riscatto. Credo che alcuni luoghi comuni debbano essere in qualche modo rivisti e ridimensionati. Nessuno nega la complessità dei problemi di questo territorio, che sono problemi sociali, che sono problemi economici, che sono problemi criminali, però è anche vero che qua è doveroso recuperare le forze per dimostrare che esiste un'altra sanità, e mi fa piacere e mi inorgoglisce che si associ questo percorso a un uomo straordinario come Antonio Ammaturo. E se mi è consentito, vorrei anche, perché troppo spesso i personaggi grandi tendono in qualche modo a offuscare altri personaggi e altre persone che hanno dato la vita, perché in quel tragico 15 luglio di 35 anni fa morì sì un grande poliziotto, un grande uomo, ma morì anche un altro collega, Pasquale Paola. Io volevamo sempre ricordare una figlia di questa terra, Tina Montinaro, che con la sua veemenza partenopea rivendica che i suoi figli non sono i figli della scorta, sono i figli di Antonio Montinaro. E a volte magari chi sacrifica la propria vita per proteggere, per essere vicino a personaggi indubbiamente importanti, straordinari, che hanno lasciato un segno, ma credo che sia doveroso ricordare anche loro. Per cui oggi ricordiamo sicuramente Antonio Ammaturo per tutto quello che ha fatto, per quello che ha rappresentato, ma vogliamo ricordare anche Pasquale Paola, perché la nostra famiglia è una famiglia che vive delle gesta, del sacrificio e dell'impegno di tutti, dei grandi e quelli che magari apparentemente non lo sono, ma che poi a casa portano sempre e comunque un risultato nell'interesse della collettività. E lei che è stato capo della protezione civile sull'emergenza? credo di aver detto abbastanza. Io ho sempre il buon gusto di interessarmi delle cose di cui mi devo interessare. Il passaggio che mi è stato chiesto sui Canadair è perché è un mio vecchio pallino. Siccome ciclicamente in questo paese, quando ci sono i problemi sugli incendi, sembra che il problema siano dei Canadair, io ricordo a me stesso, ma ricordo a tutti gli altri, che noi abbiamo la flotta di Canadair più grande del mondo, la flotta pubblica di Canadair più grande del mondo. Quindi i temi sono altri, ma siccome in questo momento mi occupo di altre cose, lascio a chi si occupa di queste cose di trarre le dovute conseguenze. Ecco, mi serviva, perché siccome sono fatto così, io non sono napoletano, sono toscano, e quindi i napoletani di solito sono persone molto veraci, molto immediate, ma anche noi toscani abbiamo il gusto di non tenere la bocca chiusa, e quindi a volte diciamo anche cose politicamente non corrette, ma che mi piace ricordare, ma come cittadino, non come capo della polizia. Da mesi la situazione non è tutta per la sicurezza grave, sembra finalmente aver trovato un attimo. Merito, credo, anche il modello di sicurezza che sta distribuendo non solo alla sanità, ma dice, qual è l'analisi che fa? Intanto è il merito dello sforzo che si sta facendo, a mio giudizio anche
dell'equilibrio che si è trovato nella sinergia di tutti i soggetti. Ovviamente io un po' di parte non posso che ringraziare il questore, che ringraziare il prefetto, ma ringrazio anche il sindaco, ringrazio il presidente della municipalità. Mi sembra che si stia facendo un lavoro di squadra, dove peraltro abbiamo la fortuna di avere un questore che conosce questo territorio, credo, meglio delle stanze di casa sua. Abbiamo un sindaco che è figlio di questa terra e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per fare un buon lavoro. Io non indulgerei a facili ottimismi, perché questi sono territori dove gli equilibri sono sempre molto precari e quindi le positività di un momento, se ci debbono confortare rispetto a un percorso che abbiamo intrapreso e che dobbiamo continuare a percorrere, non ci devono nemmeno illudere che i problemi siano risolti, che le questioni siano, come dire, quelle critiche siano accantonate. Però ecco, se posso convenire con voi, questa è la strada giusta. Poi noi cercheremo anche nel prosieguo di, soprattutto quando avremo la possibilità di recuperare un po' di forze con i prossimi concorsi, di destinare forze fresche a questa città, che ne ha bisogno, per la verità come ne hanno bisogno anche molti altri territori del paese, ma ovviamente Napoli è, e non potrebbe essere altrimenti, sta al vertice delle nostre preoccupazioni. Però ecco, oggi portiamo a casa con grande soddisfazione che lo sforzo, l'impegno, la capacità di stare sul territorio, e ribadisco, questa ritrovata sintonia tra le istituzioni credo che sia il modo migliore per affrontare il problema. Poi i risultati, come al solito, non sempre dipendono dall'impegno, no? Dipendono anche da tantissime altre ragioni, e oggi, come dire, sottolineiamo questa positività consapevoli del fatto che la strada è ancora molto lunga. Grazie. Grazie molto.